Per Eccellenze in Sanità continua il nostro viaggio in tutta Italia per incontrare specialisti che seguono pazienti che soffrono di fibrillazione atriale e oggi torniamo al San Raffaele di Milano per incontrare il dottor Alberto Cappelletti. Dottor Cappelletti, nella sua pratica clinica, quali sono i pazienti che lei considera più fragili rispetto alla terapia con anticoagulanti? Bene, è una bella domanda perché la letteratura ha classificato abbastanza bene questi pazienti. Naturalmente sono pazienti a cui si può arrivare anche con il buon senso, ma sono pazienti soprattutto molto anziani, di solito ultra 75 anni, spesso hanno copatologie, come li chiamano i medici, cioè sono delle malattie aggiunte ad altre malattie come il diabete mellito, l'ipertensione arteriosa. Sono talvolta di basso peso, sono pazienti che si alimentano non correttamente ed è una cosa molto importante da ricordare perché è un argomento anche che tratteremo probabilmente più avanti, sono pazienti che facilmente possono cadere spontaneamente. Per quanto riguarda la sicurezza, quali caratteristiche di un anticoagulante orale diretto incidono maggiormente nella sua scelta? La parola stessa anticoagulante tradisce il fatto che sono farmaci che scoagulano il sangue e ce lo rendono molto più fluido, quindi potenzialmente sono anche dei farmaci pericolosi. Naturalmente un farmaco deve essere anche efficace. Ora, se avessimo avuto bisogno di un farmaco molto più efficace rispetto ai tradizionali anticoagulanti, non avremmo avuto una grossa necessità, ma invece abbiamo avuto la necessità di sviluppare dei nuovi farmaci che hanno la stessa efficacia dei tradizionali anticoagulanti orali, ma sono molto più sicuri. Si tratta dei nuovi anticoagulanti. Sono degli anticoagulanti che hanno un'azione diretta e hanno dimostrato, pensi, rispetto al tradizionale anticoagulante orale, di diminuire del ben 50% il rischio dell'emorragia cerebrale, che è il rischio maggiore. Si può pensare cosa possa succedere a un paziente con emorragia cerebrale. Questo naturalmente in qualche modo ne ha anche aumentato l'aderenza. Il paziente è più tranquillo. C'è una correlazione tra sicurezza e semplicità della terapia anticoagulante orale? E può raccontarci un esempio nella sua pratica clinica? Secondo me c'è una correlazione, perché se un farmaco è semplice da assumere, è un farmaco anche che il paziente accetta più volentieri, ed è un farmaco che diventa sicuro e molto più efficace. Nella mia esperienza le posso dire questo, ormai è un'esperienza multidecennale. I pazienti che sono in trattamento con gli anticoagulanti orali tradizionali devono essere sottoposti in continuazione a dei controlli degli esami del sangue e questi lo vivono a volte molto male, come se dovessero andare a fare un esame e attendere una pagella e attendere un voto. Questo molto spesso li demoralizza e li demotiva, e questo è stato uno dei vantaggi principali dell'introduzione in terapia di questi nuovi, potenti, ma efficaci e più sicuri anticoagulanti. Considerando che la terapia anticoagulante per la fibrillazione atriale è per tutta la vita, quanto può diventare determinante il tema delle interazioni nella valutazione della sicurezza di un anticoagulante orale diretto? Anche questa è una domanda molto opportuna. Naturalmente tutti i farmaci possono interagire fra di loro, ma a mia conoscenza, e questo è noto in letteratura, non ci sono praticamente altre categorie di farmaci che abbiano interazioni così ampie come i tradizionali, chiamiamoli vecchi anticoagulanti orali. Hanno praticamente interazioni con una quantità enorme, anche di farmaci che sono facilmente dispensati e oppure utilizzati da questa categoria di pazienti. Inoltre vi è un'altra caratteristica: rispetto ai tradizionali vecchi anticoagulanti orali, i nuovi anticoagulanti non sono diciamo modificati nella loro concentrazione nel sangue dalla dieta, cioè da quello che normalmente il paziente consuma, quindi il paziente non modifica o non deve modificare le sue condizioni di dieta, mentre molto spesso è in qualche modo ancorato ad alcuni alimenti che non può assumere quando è in trattamento con i tradizionali vecchi anticoagulanti orali.
Ci sono delle controindicazioni o avvertenze speciali per l'utilizzo degli anticoagulanti orali diretti? Come tutti i farmaci, ovviamente vi sono delle controindicazioni. Le controindicazioni generali, che però fanno parte quasi di tutte le categorie dei farmaci, ma specificatamente direi anche per i nuovi anticoagulanti orali, sono le malattie del fegato e le malattie del rene. Ora, i pazienti che soffrono ma di grave insufficienza epatica e di grave insufficienza renale non possono assumere questi farmaci e che quindi devono essere trattati con i tradizionali vecchi anticoagulanti. C'è però una categoria di pazienti molto specifica, ma che ovviamente è ben nota sia al medico e allo stesso paziente, perché sa di essere portatore di una protesi meccanica di una delle valvole cardiache. In questo caso il paziente deve assumere la tradizionale anticoagulazione con gli vecchi anticoagulanti orali, cioè non può giovarsi, ahimè, almeno fino ad oggi, dell'utilizzo dei nuovi anticoagulanti orali. Se fosse un paziente che deve assumere la terapia anticoagulante, che tipo di farmaco vorrebbe? Ora, se io fossi un paziente e ho la necessità di una terapia anticoagulante, e guardate che questa è sfortunatamente una terapia di lunga data e quindi il paziente deve essere ben motivato, ben informato su questo tipo di terapia, vorrei un farmaco che sicuramente deve essere efficace. Sicuramente nella classe di questi farmaci il più sicuro, probabilmente cercherei di avere un farmaco che posso assumere una sola volta al giorno e sicuramente, se è possibile, che non mi modifichi le mie abitudini, per esempio della dieta, in modo che io possa andare ad alimentarmi e quindi durante la giornata, ma anche durante le nostre ferie estive, in altri momenti ovviamente della nostra vita, e poter mangiare liberamente quello che voglio. Praticamente noi abbiamo descritto le caratteristiche dei nuovi anticoagulanti orali. Dottore, ad una delle domande lei ha accennato al paziente che cade. Allora, ci può spiegare meglio innanzitutto perché cade, forse perché è anche molto anziano, e che cosa può succedere? Certo, ha detto bene lei. Nella stragrande maggioranza dei casi questi sono pazienti molto anziani. E perché sono anziani? Perché l'incidenza della fibrillazione atriale, perché di questo noi stiamo parlando, dell'utilizzo della terapia anticoagulante nella fibrillazione atriale, ha una sua incidenza nella popolazione che è pressoché una popolazione in avanti con l'età, sicuramente oltre i 60 anni, normalmente sono gli ultra 75 anni. È ben noto, per motivi diciamo probabilmente legati alla struttura del corpo, agli equilibri neurologici, che questi pazienti sono più facilmente adatti alla caduta che loro a volte imputano a aver inciampato. In realtà sono pazienti cosiddetti proprio fragili, perché è più facile che cadano. Naturalmente un paziente anziano, ma anche non anziano evidentemente, che cade e ha il sangue molto più fluido è un paziente che è più a rischio per avere un'emorragia o per avere un ematoma. In questo caso mi piace risottolineare una delle caratteristiche fondamentali di questi nuovi anticoagulanti, perché mentre il tradizionale vecchio anticoagulante, che ha un'efficacia molto importante ma che può mettere nelle condizioni il paziente di essere oltre scoagulato, naturalmente presenta un rischio che è maggiore. Invece questi farmaci, che vengono assunti uno o due volte al giorno e che quindi scoagulano in modo ottimale ma non oltre il limite diciamo della sicurezza, sono farmaci che già da questo punto di vista, non avendo queste oscillazioni all'interno del tasso di scoagulazione, sono più sicuri. Ma sono ancora più sicuri perché il loro tempo, noi la chiamiamo l'emivita, cioè la quantità del tempo in cui questi farmaci rimangono nel sangue, è molto più ridotta.
Cioè praticamente il giorno successivo all'assunzione della pastiglia, se non viene ripetuta, praticamente questi farmaci non hanno quasi più effetto anticoagulante o addirittura ce l'hanno in misura molto ridotta. Già questo servirebbe a far capire come mai questi farmaci sono più sicuri proprio in una popolazione che è più frequentemente sottoposta al rischio di caduta. E poi questa domanda mi dà l'occasione di dire un'altra cosa. Questi farmaci sono sicuri anche perché almeno per uno dei quattro, ma avremo a disposizione l'antidoto anche per gli altri tre velocemente. Hanno appunto, come ho detto, la possibilità di essere antagonizzati, cioè bloccati da un farmaco che iniettato in vena lo blocca in pochi secondi. Questo non è a disposizione purtroppo degli vecchi anticoagulanti, il cui antidoto è la vitamina K, ma che però la cui azione anche iniettata nel sangue ha bisogno di tempo per antagonizzare il vecchio anticoagulante. Naturalmente, nei casi più gravi di pazienti scoagulati con qualsiasi tipo di farmaco e nell'emergenza di un'eventuale emorragia, si ha da sempre a disposizione la possibilità di somministrare per via endovenosa dei fattori della coagulazione naturali. Io, nella mia esperienza, non ho mai avuto la necessità di utilizzare l'antidoto. Di questi nuovi farmaci, anche di fronte ad emorragie ovviamente non particolarmente gravi, perché basta attendere che il farmaco venga eliminato in poche ore e dal giorno successivo sicuramente per poter antagonizzare quello che è il rischio del perdurare della un'eccessiva scoagulazione e quindi del rischio dell'emorragia che ci può essere, un'emorragia che può essere in atto. Dobbiamo sempre ricordarci comunque che questi sono farmaci efficaci, sono farmaci molto delicati perché la loro azione sta proprio nel modificare la normale scoagulazione del sangue. Sono farmaci che devono essere assunti da quei pazienti che hanno un rischio di tromboembolia per la presenza di aritmia, come la fibrillazione atriale, che li mette nelle condizioni di avere il sangue purtroppo più fluido. Ma naturalmente, avendo a disposizione un farmaco moderno, veloce, efficace, semplice da assumere, secondo me è il modo migliore per essere scoagulato. Grazie per essere stati con noi, ma io volevo anche ringraziare a nome di tutta la redazione dei feedback che riceviamo per il gradimento di questi incontri, di queste interviste per l'approfondimento sugli anticoagulanti diretti orali. Grazie e arrivederci alla prossima puntata.